Ok, eccoci qua. Stasera Pogo, il ballo di Virginie Barjot. Il ballo è bellissimo, non bello, bellissimo. Non è così difficile come può sembrare, però, cioè voglio dire, For Each, Chrono e Breathless sono definitivamente più difficili, più insidiosi. Pogo è difficile, ma fattibile, per cui vediamo un po', parte A, B e tag, che viene definito un po' parte C a volte, però è una tag sostanzialmente. E per quanto riguarda la successione, sempre un po' un casino, però beh, quello si sente dalla musica. Che altro? Niente, count e cerco di spiegare un po' i passi, vediamo un po'. Partiamo. Allora, sto sempre da questa parte, anzi, vediamo se si vede corretto. Sì, cominciamo con parte A. La parte A non è eccessivamente difficile, è un po' più difficoltosa la parte B. La parte A comincia con un stomp, kick, due rock step cross, quindi cross, kick, rock, back, e col conteggio è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, successivi sono step, scuff, step, scuff, cross, back e un heel strut in diagonale, il strut in diagonale in questo modo. Quindi abbiamo un step, scuff, cross, back, heel, strut. Il conteggio in questo caso è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rifaccio tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Successivi ci si gira di un quarto, slap con il destro e scusate, col sinistro e la mano sinistra, quindi un quarto di giro con lo slap, uno stomp. Un swivel di 90 gradi, proprio guardate la punta, questo giro, cioè ci si gira in questo modo, quindi un altro quarto turn, uno scuff e poi un altro quarter turn con il destro e uno slap di sinistro però con la mano destra, step, un altro quarter turn, scuff. Rivediamo tutto questo punto perché non è così banale questo punto. Siamo con l'istrat, quindi lo slap, stomp, questo swivel, scuff, step per un quarter turn, slap, di nuovo quarter turn, step e uno scuff. Il conteggio sarà, siamo con l'istrat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Ci terrei a fare tutto perché il ballo non è poi semplicissimo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto siamo sullo scap, c'è cioè un mezzo giro toe strut e poi uno stomp di sinistro e una pausa. Dopo la pausa abbiamo heel di destro, heel di sinistro, heel di nuovo di destro e uno stomp. Se non ricordo male, scuff, to, stra, stomp, heel, stomp. Sì, giusto, ok, corretto. Quindi siamo sullo scuff, il conteggio è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, scusate. Siamo sullo scuffo, 1, 2, 3, 4, perché c'è la pausa, 5, 6, 7, 8, no, c'è qualcosa che non mi torna, scuffo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah no, scusate,
destro, il di sinistro, flick, tolto. Importantissimo sto flick. I flick tante volte si dimenticano e sballi tutto il conto, anche quando si sballa un po'. Allora, dicevamo quindi come 5, 6, 7, 8, abbiamo 5, 6, 7, 8. Ok? Rifacciamo dall'extract, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proseguiamo, c'è un step back di destro e un long slide, molto long slide, perché durerà proprio fino al 4 che sarà un flick, quindi 1, 2, 3, 4 è il flick, flick, dopodiché 5, 6, 7, 8. Questo è un passo che secondo me solo Virginie Barjot sa fare bene. Io manco minimamente, però il concetto sarebbe quello di arrivare col flick e fare degli stomp in questo modo. Bisogna guardare il video della Virginie, lei lo fa in maniera eccellente. Conteggio è 1, 2, 3, flick il 4, 5, 6, 7, 8, ok? Quindi ripetiamo dal scappo estrotra, scappo, to strat, stomp, pausa, il, flick, stomp, perché un step, long slide, flick, questo stomp ripetuto. Il conteggio sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui proprio bisogna andarci dentro con la botta. Successivi siamo su questo, quindi abbiamo il peso sul sinistro, si fa un rock step di destro, ci si gira di mezzo giro, si fa una pausa, quindi il conteggio sarà un 3-4 qua, poi ci sarà un toe strut, ci si gira di nuovo, uno stomp, con il conteggio sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi faccio bene perché così sembra un po' una schifezza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sembra uno step stomp. Ok. Step stomp. Sì. No, a volte mi viene sempre il dubbio se sto registrando un cretino, magari sto parlando. Allora. Siamo alla fine perché abbiamo, dopodiché, uno stomp per 4 count. Ah, scusate, ho detto il conteggio. Sarà 1, 2, sì, l'ho detto, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Successivi sono, di nuovo con questo, uno stomp per 4 count, un altro stomp per 4 count. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui non mi dilungo perché è molto simple. Swivet di destra, swivet di sinistra, ci si gira di mezzo giro con uno stomp e un altro stomp e il conteggio sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ripeto gli ultimi, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rifaccio tutto e poi lo conteggio. C'è uno stomp, kick, rock, step in diagonale, rock, back, step, scap, cross, back, heel, strap, slap, stomp, swivel, scap, step, quarter turn, slap, step, quarter turn, scap, mezzo giro, to, strap, stomp, hold, heel, flick, stomp, step, lunghissimo slide con un flip, poi dice uno stomp, in questo modo un po' strano, la Barjo, è inventato proprio la Barjo questo. Rock, step, mezzo giro, pausa, toe, strut, step, stomp di nuovo per 4 count, stomp di nuovo per 4 count, swivet, stomp, e la partita è finita, conteggio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5.
7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, scusate, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ho fatto un po' di casino, quindi lo rifaccio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, suivet, 5, 6, 7, 8. Ok, conclusa parte A. La parte B è più complessa, ma sono meno count. Si parte con una cosa di questo genere, che in pratica ci si gira, si fa un clap con il sinistro, si incrocia il destro, uno slap e un kick e ci si trova di mezzo giro a questa parte, quindi sarebbe 1, 2 e un rock back e si fa la stessa cosa di nuovo, 1, 2, rock back. Il conteggio è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, scusate, 5, 6, 7, 8, ripeto ancora, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. A questo punto c'è un vine, 1, 2, 3, 4, fatemi ricordare, 5, 6, 7, 8. In pratica c'è vine, stomp, kick, flick, kick, stomp, sono il cross, scusate, non kick, perché kick è un cross, flick, perché mi trovo di qua? Il ballo è incasinato e mi sto incasinando anch'io. Allora, ripeto dal vine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi sono vine, sono step, back, step, stomp, kick, flick, kick, stomp, ok? Kick, flick, kick, stomp. Questi qui come conteggio sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Successivi 8 sono questo gesto, anche questo è un po' particolare, non canonico. In pratica si fa un cross con un touch insieme. Questo è un gesto che si fa insieme. 1, 2, 3, 4. Cioè si fa un cross con un touch, un kick ci si gira di un quarto, kick di nuovo e un cross e siamo su questo quarto. Ok, quindi 1, 2, 3, 4. La fine dei count sono un wav. 5, 6, 7, 8 col cross. Quindi vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vede? Sì, sono un po' vicino, Quindi sarebbe questo cross con un touch, kick girandosi di un quarto, cross e un wave. E finisce il conteggio, rivediamo il conteggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finisce la parte B con, siamo sull'8 il cross in questo modo, uno stomp laterale in questo modo. Cioè immaginarsi sia il fiatone a spiegarlo nel piano, figurati a farlo, sto ballo qua è veramente tosto. Allora, stomp laterale, ok? Dopodiché ci si gira di un quarto, ci si gira di nuovo di un altro quarto facendo un kick, un cross, rock, back, stomp e pausa. Il conteggio è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È finita la parte B. Per fortuna, questo è il pezzo più impegnativo e insidioso, quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vado da tutte le parti, chiaramente dovete essere belli, belli allineati, eh? Non fare come me, fiatone e vado da tutte le parti, bisogna essere precisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo è più preciso. Parte C, ovvero la tag, è girandosi di mezzo facendo un vine con una pausa, ok? Un vine all'indietro sostanzialmente. Step, back, step, hold. Poi ci si gira intero, stomp, stomp. Il conteggio sarà, siamo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arrivati qua si fa un rock, back, stomp, stomp, rock, back, stomp, pausa. E questo è semplice, abbiamo una stile bar burner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ripeto questi, questi due ottetti, 1, 2, 3, pausa, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dopodiché ancora si fa speculare dall'altra parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E qua conclude con due ottetti fatti in questo modo. Step di destra, scuff, step di sinistra, stomp, toe, heel, toe, stomp. Vediamo il conteggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ripeto tutto, così almeno è chiaro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Di nuovo uguale, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Pausa, step, stomp, step, stomp, scusate, step, scuff, step, stomp, toe, heel, toe, stomp. Il conteggio di tutta sta roba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso ci sono gli ultimi, sono 8 più 4, 1, 2, 3, 4, quindi facciamo bene i passi, toe, heel, toe, stop, heel, touch, heel, heel, il conteggio sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rifaccio dal punto che si arriva e si fa l'ultimo, stomp hold, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Gli ultimi 4 sono un il, scuff o kick, adesso non mi ricordo cosa ho scritto, mi pare scuff, il, scuff. Insomma, questo gesto qui può essere un kick o uno scuff, mi pare uno scuff. Ripeto tutta la tag. Tutta la tag sarà un vine con una pausa, giro intero, stop, stop, rock, back, stop, stop, rock, back, stop, pausa, e speculare, di nuovo il vine con la pausa, giro intero, stop, stop, rock, back, stop, stop, rock, back, stop, pausa, step, stop, up, step, stop, toe, heel, toe, step, scusate, stop, toe, heel, toe, stop, heel, touch, heel, 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 scuff, il di sinistro, il di destro, il di sinistro, scap di destro e il ballo set concluse, set finito. Rifaccio parte A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parte B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Non fate andare le mani come me così perché
adesso, belli composti, dritti, fatto bene, non sta schifezza qua. Tag parte C, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, scusate, 1, 2, 3, 4, ok, fiatonis, fatto male, ma la spiegazione penso che sia comprensibile, ho cercato di essere il più comprensibile possibile. Vi ringrazio e al prossimo teach, arrivederci.